Da domani 19 maggio, prolungamento del coprifuoco alle ore 23. Siamo andati in giro per San Benedetto del Tronto per sentire un po' la gente cosa ne pensa, soprattutto barman e ristoratori. Per quanto riguarda il 1° giugno per noi è positivo, ma quello del coprifuoco alle 11 non cambia nulla, perché per il bar, il caffè dopo la cena è minimo dalle 11 in poi, perché non siamo ristoranti, quindi la gente non esce alle 9 per venirsi a prendere il caffè, ma esce alle 11, quindi non ha senso per noi. Comunque mi fa piacere per i ristoranti che almeno lavorano. Un saluto a tutti i telespettatori innanzitutto. Sicuramente è un passo in avanti, dobbiamo solamente vaccinarci. La gente sicuramente sarà più tranquilla, uscirà e verrà a trovarci nei nostri ristoranti. Si aprono anche le palestre, un lento ritorno alla normalità, sicuramente. Dal 1° giugno anche l'apertura serale è un altro passo importante. Non solo, anche il famoso caffè al bar, al bancone, è una cosa importante. Da domani alle 11 il coprifuoco aumenta un po' un orario importante che per uscire un po' di più di sera. Per me è perfetto, tanto io la sera esco poco, quindi va bene. No, i miei figli sono contenti che usciranno e saranno più fuori. Va bene, tanto un'ora in più non penso che precluda qualcosa. Da giugno però potrebbe esserci un po' l'apertura a mezzanotte, quindi un po' libera tutti. Speriamo che a giugno saremo tutti vaccinati. Io farò il vaccino la prossima settimana, quindi speriamo che la gente si metta la mano sulla coscienza e si vaccini. Io penso che un'ora in più, un'ora in meno non cambia niente, non dovevamo arrivare oggi a dire le 23, per me poteva essere le 24, sempre con gli stessi controlli. È fatta, dai, siamo fuori. Sicuro? Sì, siamo fuori, tutto andrà bene.